Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'Unicus Bar. Oggi siamo in casa Spire per parlare della linea Prestige, linea nata dalla collaborazione della stessa Spire con dei modder mondiali. Abbiamo visto in passato già altri prodottini, belli anche esteticamente, ben fatti. Oggi parliamo di un prodottino che deriva direttamente dalla Mix e guarda in faccia in particolar modo tutti i possessori della Billet e non solo. Oggi parliamo della box di casa Aspire, prodottino nato in collaborazione con la Sandbox e Attimizzo, prodotto che funziona con 18650, come sempre non inclusa nella confezione, arriva a 60 watt, ma la particolarità, oltre ad essere un mattoncino d'acciaio veramente ben fatto e ben costruito, che vi dà la possibilità di utilizzare le BP Coil, le BVC Coil e tutti i boro della Billet. Arriva con un boro proprietario, nato proprio dalla collaborazione con Attimizzo. Adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e noi ci vediamo subito dopo. Buona visione, box di casa Aspire. A dopo. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Packaging molto curato per questa Spire Box della linea Prestige, questa è una versione deluxe. All'interno della confezione troveremo un portabigliettino marcato Prestige Spire che al suo interno contiene un manuale istruzione in inglese e francese. Andremo a sfogliarlo insieme per vedere le caratteristiche di questo prodotto. La pod ha una capacità da 4 ml, tutte e tre le pod contenute all'interno della confezione hanno una capacità da 4 ml, funziona con 18650 non inclusa nella confezione. Modalità di svapata, vari watt, vari volte e bypass, va da 1 a 60 watt. Il voltaggio in uscita va da 0,5 ad 8,4 volt. Il range di lettura di resistenze va da 0,1 a 3,5 ohm. Ha un cutoff che va da 1 a 15 secondi. Display OLED monocromatico da 0,91 pollici. Le dimensioni sono 52,5 x 24 x 87 mm. Qui vedremo come si utilizzano i vari pod. Quindi, come sempre e come al solito, vi consiglio di darci un occhio. Due bustine spare part contenente degli o-ring e una guarnizione e una seconda bustina contenente delle viti a croce e più questa chiavetta che ci servirà con il nostro pod rigenerabile e non solo. Nel primo reparto della confezione troviamo la box mod fatta interamente in acciaio con questa parte in alluminio, andremo a vedere meglio dopo, e i tre pod di questa box, tutti e tre da 4 ml. Il primo pod è per le coil BP Coil, il secondo pod è per le Nautilus Coil e questo invece è il Cubix RBA pod che ci permetterà di fare le coil da soli. Sotto ancora troviamo una varietà infinita di coil prefatte, la serie BP a mesh da 0,17 e da 0,3, le BP coil da 0,6 e da 1 ohm. Poi troveremo un adattatore per utilizzare le coil del Nautilus, perché in confezione avremo sia la coil da 1,8 sia la coil a mesh, sempre il Nautilus da 0,7. Un adattatore per utilizzare il classico drip tip con attacco 510, un secondo drip tip perché uno arriva premontato e una serie di air pin sono per la precisione 9, così come vedete in sovraimpressione le diverse misure del foro di questi air pin, misura che è scritta anche sugli stessi airpin. Partiamo col vedere una delle tre pod. Iniziamo con la BP pod, dove possiamo montare le BP coil. È una classica pod dove troveremo questo tappino con questa linguettina che ci permetterà, unghie permettendo, di andare a fare il
refill, ecco fatto. Foro molto molto ampio, quindi si presume sia un refill abbastanza semplice. Questo è il foro dove andrà inserita la nostra BP coil ad innesto. Io ho preso una delle tante in dotazione, in questo caso quella da 06, come potete vedere, eccola qui, questa qui. Quindi come prima cosa andiamo ad inizializzarla. Vi ricordo sempre, l'inizializzazione è importante perché permetterà alla coil di partire in modo immediato e di essere più duratura nel tempo. Io vi dico subito, avrei preferito, l'ho detto in tutte le lingue, che Aspire portasse avanti le AVP coil. Purtroppo evidentemente c'è a chi piacciono le BP coil e di conseguenza Aspire sta continuando a sfornare prodotto con queste BP coil. Comunque si inserisce ad innesto in questo modo, come si fa con qualunque atomizzatore, si porta a battuta così e si va a fare semplicemente il refill. Refill da 4 ml, in versione TPD sarà da 2 ml. Con una strozzatura in gomma al suo interno. Fatto il refill, andiamo a tappare. Niente di più semplice. Andiamo a vedere anche l'altra pod. Discorso molto simile per ciò che riguarda la pod che ospiterà le Nautilus Coil, se non per la difficoltà nell'andare ad aprire senza unghie questo tappino. Ecco fatto, anche qui, da qui si fa il refill, da qui verrà inserita la coil, ma qui dovremmo andare a utilizzare, vado a prendere, io in questo caso ho preso le mie amate coil Unmesh 07 Nautilus, dobbiamo andare a prendere l'adattatore per le coil del Nautilus. In questo caso avviteremo la coil in questo modo, così, e qui a differenza delle BP coil, questo adattatore ci permetterà, grazie a questa ghiera che ha due asole contrapposte, ci permetterà di andare a regolare l'aria, quindi a regolare il nostro tiro. Anche qui, inizializzazione importante, fondamentale, quindi qualche goccina qui, qualche goccina in quest'asola, qualche altra qui, qualche altra qui. Qui grazie all'adattatore ci imbrattiamo di meno. Prendiamo la pod, inseriamo anche qui ad innesto in questo modo, perfetto. E andiamo a fare il refill 4 ml anche qui. Tappiamo. Così. E mettiamo da parte anche questa. E per finire andiamo a prendere la pod rigenerabile in stile billet. Tutto il sistema è in stile billet. Vi dico subito che questa Cubix sulla billet non monta, invece tutti i Boro Tank della billet montano su questa box. Qui c'è questa cosa che non la fa montare, da quello che ho capito è la vite del positivo che sporge troppo e quindi sulle billet non monta questo Cubix. Poi magari chi ce l'ha e avrà modo di provare dirà, ci lascerà il suo feedback proprio per l'utilizzo di questo Cubix con la classica billet. Qui non cambia il contenuto del liquido perché possiamo inserire 4 ml di liquido. C'è anche qui questa linguettina in gomma per fare il refill, che io vado ad aprirvi per farvi notare che il foro è praticamente identico. Abbiamo una regolazione dell'aria, però mentre sull'adattatore o con l'adattatore del Nautilus avevamo una singola asola, qui abbiamo invece i nostri forellini. Si parte da un foro, 2, 3, 4 fori da un lato e 4 fori dall'altro. Vediamo se possiamo, no? I fori saranno sempre contrapposti, quindi quando apriremo uno da un lato sarà aperto anche dall'altro lato. Vi faccio vedere subito una cosa: se continuiamo a svitare in senso antiorario questo adattatore dell'aria, come per magia uscirà fuori l'attacco 510 che ci permetterà di montare questo sistema su qualunque box con attacco 510 per controllare la nostra coil nel momento in cui l'andremo a fare. Io lo vado a riavvitare in questo modo
e per accedere al deck ci basterà farlo sfilare in questo modo. Qui avremo questo ringone che farà una buona tenuta, mi auguro, lo vedremo in fase di test. Questa è la parte interna di questa Cubix, possiamo anche andare a toglierlo, vi faccio vedere, ci aiutiamo con un qualunque utensile, per esempio un cacciavitino, lo andiamo a spingere così. Ops, ho spinto troppo. Questo ci permetterà di andare a pulire l'interno del nostro Boro Tank. Andiamo a riposizionarlo, lo spingiamo, portiamo a battuta in questo modo e andiamo a vedere il deck. Deck molto molto semplice, con queste due viti a taglio. Tra le spare part vi ricordo che c'è la possibilità di andare a montare anche delle viti a croce. Qui verrà posizionata la nostra coil in questo modo e poi qui verranno posizionati i baffetti di cotone. Centralmente arriva con un airpin montato da 4 mm, molto molto ampio. Vi dico subito che su questo airpin noi potremo andare a montare gli ulteriori riduttori presenti all'interno del nostro pacco, della nostra confezione. Questi sono gli airpin che vanno montato sull'airpin da 4 mm, sugli altri non monteranno naturalmente, quindi sono quelli piccolini così, perché gli airpin, quelli più grossi, diciamo, invece hanno questa forma qui, quindi questo sistema qui, in quanto, vedete, c'è questa parte filettata che andrà a bloccarsi con questa vitina. E qui ci viene in aiuto, se non vogliamo utilizzare il nostro cacciavitino, ci viene in aiuto proprio questa chiavetta che esce in dotazione. Io in questo caso, visto che ho il cacciavitino, lo utilizzo, quindi vado a svitarlo in questo modo. Attenzione a non perdere nulla, e noi in questo modo possiamo andare a cambiare, vedete, a cambiare il suo airpin, diciamo quello grande, lo togliamo in questo modo e possiamo andare a utilizzare gli altri airpin. Io vado a rimontare questo perché utilizzerò gli airpin più piccolini, quindi vado a riposizionarmi questo in questo modo, facendo attenzione a riposizionare anche l'isolatore, così vado a mettere la vitina. Questo modo e me lo avvito semplicemente. Vado a posizionare questo che è da 1.5. Vediamo se mette a fuoco la telecamera. Quindi per posizionarlo sarà anche questo di innesto. Lo vado a posizionare dentro così e poi mi basterà spingerlo in questo modo. Perfetto, e questo è il suo airpin con riduzione. Ne approfitto anche per andare ad svitare le due viti, così. E qui vi dico subito che avremo bisogno di un tab o comunque di una box per fare la rigenerazione. E io andrò a montarlo proprio su una box. Svito il controllo dell'aria. Faccio uscire fuori l'attacco 510, lo avvito sulla box, così. Ok. Riposizioniamo il pod tank in questo modo, svitiamolo.
andiamo a fare il refill. 4 ml anche qui. Tappiamo. Riavvitiamo l'AFC, il controllo dell'aria. E tutti e tre i pod tank sono pronti per essere, mettiamoli in ordine, svapati. Adesso andiamo a vedere la mod. Ed eccolo il pezzo forte di questo kit della linea Prestige di casa Aspire. È fatto interamente in acciaio e alluminio, acciaio partendo dal piano, un po' come era la lavorazione della Mix. Sopra troviamo questo drip tip a vite, i possessori della Billet sanno a cosa serve, permetterà di andare a chiudere il circuito e di portare il negativo alla coil. C'è la possibilità di andare a sostituire questo drip tip con questa forma, basterà ruotare in questo modo per andarlo a togliere e a posizionare invece questo che è piatto. Quindi lo riavvitiamo in questo modo e la differenza tra i due drip tip disponibili sono queste qua. Naturalmente possiamo andare a riavvitare una volta inserito il boro tank al suo interno e in questo modo possiamo avvitarlo col drip tip montato, oppure la stessa Aspire ha pensato così, ha fatto anche questo tipo di lavorazione che ci permetterà poi di andarlo ad avvitare in modo molto più semplice. Io per il momento lascerò questo tondo che vado a riposizionare. Sempre sopra troviamo il classico tappo a vite che ci permetterà di accedere al vano batteria. Io non amo questi tappi, lo vedete anche la difficoltà che ho sempre nell'andare a svitare. Vi devo dire che le filettature non mi hanno fatto impazzire, ogni tanto si vanno a incrastare, a bloccare. E comunque qui andremo a inserire la nostra 18650 con il positivo verso il basso, non inclusa nella confezione. Vi ricordo, sicurezza al primo posto, quindi batterie sempre ben wrappate. Adesso che magari state più fuori casa, avete meno tempo per ricaricare le vostre batterie, vi viene in aiuto anche un accessorino del genere. Quindi mi raccomando, anche se li portate nel borsello, isolate le batterie dal resto del contenuto del vostro borsello, della vostra tasca, utilizzando magari anche un contenitorino del genere, proprio perché la sicurezza deve essere sempre al primo posto. Vedete, un 18650, noi le andiamo a inserire, quindi in questo modo positivo verso il basso, andiamo a riavvitarla. Batterie sempre ben wrappate, signori, sempre ben wrappate. Andiamo ad avvitarlo così, ok, fino abbattuta, poi scendendo troviamo questo sportellino che può essere sfilato in questo modo ed è tenuto in sede da questi quattro magneti. Sportellino che hanno fatto una cosa intelligente, perché nel momento in cui andate a fare il refill, ve lo farò vedere fra un attimo, non c'è la necessità di andarlo a togliere totalmente, ma potete bloccare tranquillamente in questo modo. Andiamo a vedere anche il vano dove andrà inserito la pod, il vostro boro tank. È molto semplice, come vi faccio vedere c'è la filettatura che andrà proprio a portare il negativo e più c'è il positivo che è piatto, che è posizionato proprio sul fondo. Poi avremo questo foro che è aperto da un lato e dall'altro, ma vi faccio vedere, ecco, vedete, in diagonale. Questo permetterà di portare l'aria alla coil all'interno del vostro boro tank. Sotto troviamo il display, un display classico da 0,96 monocromatico, circuito proprietario. E come potete vedere non c'è la presa USB o Type-C per la ricarica, quindi quando dovete andare a ricaricare le vostre batterie avrete bisogno anche di un caricabatterie esterno. Frontalmente troviamo la scritta box, ve la voglio far leggere per benino, box, in più il tasto fire, il tasto up e il tasto down. Sotto troviamo disegnato da Sunbox, che questo è un progetto fatto in collaborazione con la stessa Sunbox, e adesso non ci resta che andare a prendere i tre boro tank. Partiamo inserendo il boro in stile Nautilus, quindi che permetterà di ospitare le coil del Nautilus. Come si inserisce? Basterà posizionarlo in questo modo, poi andare a prendere il drip tip e chiuderlo così, quindi andare a chiudere il circuito. Nel momento in cui arriva battuta, vedrete che il drip tip girerà a vuoto, per svitarlo
non ci sarà nessun tipo di problema. Tutto veramente ben saldo al suo interno e noi andiamo a mettere poi lo sportellino. Sportellino che inseriremo in questo modo. Vi faccio vedere, per fare le file basterà spostare lo sportellino in questo modo e andare ad alzare il tappino, quindi lo sportellino non rischierà di perdersi. In più da queste feritoie potremo andare a controllare di volta in volta il liquido restante all'interno della pod. Stessa cosa, naturalmente, io ve li faccio vedere tutte e tre giusto per rendere il video un po' più lungo. Stessa cosa per ciò che riguarda le pod BP, in questo modo, le inseriamo in questo modo e lo andiamo a bloccare. Stessissima cosa per quanto riguarda invece la pod Cubix rigenerabile, quindi la posizioniamo in questo modo. Ma qui ne approfitto perché voglio farvi vedere che c'è la possibilità di andare ad utilizzare l'adattatore 510 che trovate sempre in confezione, e questo vi permetterà di utilizzare, andiamo ad avvitarlo, mi aiuto anche con la chiavetta in dotazione, me lo vado a stringere in questo modo anche qui fino a battuta, e potete poi tranquillamente andare a mettere un qualunque drip tip sempre con attacco 510 in questo modo. Andiamo a chiuderlo, così vedremo anche velocemente il circuito proprietario di Casa Spire, circuito identico a quello della Mix, che ricorda per alcuni aspetti i circuiti di casa DNA. 1, 2, 3, 4 e 5 lo vedete è acceso, in questo caso mi dice che è bloccato. Se io vado, continuo a premere in questo modo, andrò a spegnerlo totalmente. Togliamo anche l'adesivo che può dar fastidio, riaccendiamo 1, 2, 3, 4 e 5 Aspire. Vi faccio vedere che troveremo la barra della carica della batteria restante sul lato sinistro, gli ohm della coil, le volt in regolazione, gli ampere in regolazione e i watt impostati. Tasto up e tasto down, come vi ho detto, parte da 60, no, parte da un watt e arriva a, sale di uno in uno fino a, vediamo, sempre, e arriva a 60 watt. Se continuate a tenere pigiato ripartirà da un watt. Tasto up e tasto down insieme e andremo a capovolgere il display, cosa comodissima, così avremo l'app sopra e il down sotto. Tasto up e tasto down insieme e andremo a bloccare l'up e il down, ma non il tasto fire. Risblocchiamo. Ok. E poi tasto fire e tasto up insieme e switcheremo tra le tre modalità disponibili. Eravamo in vari watt, siamo in vari volt. Qui parte da 0,5 volt, sale di 0,1 alla volta fino ad arrivare a, vediamo quanto, i volt massimi in erogazione, ad 8,4 volt. Se continuiamo a tenere pigiato ripartirà da 0,5. Switchiamo nell'altra modalità, e in questo caso appare la B perché siamo in modalità bypass, che è quella modalità che vi permetterà di utilizzare la box come se fosse meccanica, e quindi allo scaricarsi la batteria interna andrà a diminuire quella che è l'erogazione. Qui non potete impostare l'erogazione perché è dettata proprio dalla carica della stessa 18650 inserita all'interno della box, naturalmente con tutti i sistemi di sicurezza così come vedete in sovraimpressione. E questo era un po' tutto per ciò che riguarda questa box di Casa Spire fatta in collaborazione con Sunbox. Adesso non ci resta che andare a fare due svapate assieme e scoprire cosa penso di questo mattoncino fatto interamente in acciaio. Quando parliamo di prodotti della linea Prestige, parliamo di prodotti ben curati, ben costruiti, a partire dal packaging. Prodotti che la stessa Spire ha deciso da qualche anno a questa parte di portare avanti insieme a dei modder esterni, modder di tutto rispetto. Questa box di Casa Spire è nata dalla collaborazione tra la Sunbox e Atmizo. E se parliamo della linea Prestige, anche il costo di questi prodottini si discosta da quella che è la fascia media del costo dei prodottini Casa Spire.
Il prodotto che avete visto in recensione, nella versione deluxe, si aggira sul mercato intorno ai 130 euro. C'è la possibilità di acquistare anche la versione standard, in cui viene dato solo la pod, il boro per utilizzare le Nautilus Coil, quindi le BVC Coil, e tutto il resto può essere acquistato a parte. Vi dicevo, un prodotto che è fatto veramente bene perché è costruito veramente bene, molto robusto, molto resistente, si fa sentire il suo peso, i suoi 170 grammi circa a secco in mano si fanno sentire, poi dovete aggiungere anche il peso della batteria, ma vi dico che nelle tolleranze è fatto bene. Anche la stessa verniciatura è molto resistente, il display sotto è ben allocato ed è dal mio punto di vista molto comodo, così come sono parecchio comodi i tasti. È parecchio comodo è il foro fatto al centro, che permette alle coil di alimentarsi dell'aria necessaria. Un prodotto che esteticamente mi piace e vi faccio vedere, si tiene veramente veramente bene in mano, sia se siete destri sia se siete mancini. In mano, ragazzi, si tiene bene. Anche il fatto, la possibilità di poter girare il display, la trovo una cosa parecchio parecchio positiva. Vi dicevo, il prodotto è fatto bene, il circuito che hanno montato al suo interno è il circuito di derivazione dalla Mix, è un circuito proprietario di Casa Spire, è un circuito che dal punto di vista dell'erogazione è più o meno tutto sommato fedele, da un punto di vista della gestione della batteria si colloca nella media dei circuiti di questo prezzo e di questo livello, ma io mi aspettavo che grazie anche alla collaborazione con Sandbox, o comunque grazie anche al fatto che si indirizza agli utenti della stessa Billet, avessero dato la possibilità o avessero messo in modalità standard anche il circuito DNA, un DNA 60 che tutti voi sapete che è un signor circuito. Ma andiamo a vedere realmente come funziona questo prodottino. Io vado per ordine di gradimento delle pod che ho inserito al suo interno. Allora vi faccio vedere qui al suo interno, vedete, come vi dicevo nella macro, lo sportellino lo potete alzare in questo modo e andare a controllare il livello del liquido. E avete visto che ho la pod delle BP che vi permette di utilizzare le coil BP. Non c'è la regolazione dell'aria, ho la coil da 0,6. Lo sapete, voi che mi seguite lo sapete, io non amo particolarmente le BP Coil, sono affezionato, ero strafelice quando erano uscite le AVP Coil, lo sapete, ne sono veramente affezionato, queste non mi fanno impazzire, non mi hanno fatto impazzire su altri sistemi, non mi fanno impazzire in particolar modo su questo sistema, sia perché non ha la regolazione dell'aria, quindi per esempio con la 06 avrei preferito magari un contrasto maggiore per riuscire a tirar fuori un po' più di aroma, e sia perché secondo me su questo sistema, con questo sistema, aromaticamente non rendono tantissimo. Comunque, andiamo a vedere che tiro ci regala. Ed era quello che vi dicevo, non rende dal punto di vista aromatico. Il tiro che esce fuori è un flavor leggermente aperto, ma aromaticamente secondo me molto molto basso. Naturalmente, se andiamo a utilizzare le coil da 0,3 le cose cambiano, ma a quel punto questi sistemi li fanno tutti, a quel punto all'interno troverete ancora più condensa. Con le 0,6 è un compromesso per riuscire anche a limitare quella che è la condensa. Le coil da 1 ohm o comunque le coil da MTL BP, sinceramente, con questo sistema, secondo me, non possono essere utilizzate. Vi volevo sottolineare una cosa, il drip tip, che in stile Billet, dal mio punto di vista, secondo me è troppo piccino, quindi vi costringe, nel momento in cui andate a svapare, ad appoggiare le labbra all'intera box, e questa è una cosa che non mi piace. C'è la possibilità di inserire l'adattatore con attacco 510 e utilizzare i vostri drip tip preferiti. Per esempio, io ci avrei messo un drip tip così lungo e secondo me ne guadagnava un po' tutto il sistema, specialmente in MTL. Andiamo a sostituirlo insieme a voi, vi faccio vedere quanto è semplice sostituire. Quindi togliamo lo sportellino, andiamo a svitare il drip tip, tiriamo fuori così la boro, la pod, chiamatela un po' come vi pare, e vado a mettere quella del Nautilus. Quindi
qui abbiamo la regolazione dell'aria, qui il trick che utilizzo io è ci vado a appoggiare un drip tip con attacco 510 per andare a calibrare l'aria a seconda del tipo di liquido che ho messo al suo interno, quindi vado a fare questo giochino qui a secco. Qui, ahimè, se voi andate a chiudere tutta la ghiera, l'aria non passa, però mi sarei aspettato, visto che è un sistema che funziona bene anche in MTL, funziona parecchio bene in MTL, mi sarei aspettato che invece delle classiche due asole avessero inserito una fila di fori singoli che vi permetteva di calibrare meglio il vostro tiro di guancia. Quindi qua lo dovete aprire pochissimo per i miei gusti, perché altrimenti diventa comunque un MTL leggermente aperto. Quindi io lo vado a parzializzare in questo modo e velocemente me lo vado a rimontare, naturalmente con la linguettina per il refill all'esterno, me lo vado a mettere sulla box. Mi piacerebbe in quest'estate riuscire a fare anche delle recensioni senza le classiche macro, ma magari così in prima persona, facendovi vedere il prodottino in questo modo e andando via via dicendovi le mie considerazioni. Vado a reinserire lo sportellino, che fa comunque una buona tenuta. Sono a 18 watt, la coil è da 0,7 a mesh, la mia preferita. Qui c'ho un aromatizzato alla frutta, vediamo come esce. Ragazzi, esce bene. Poi per gli amanti dei tabacchi potete utilizzare le 07 BVC classica a filo singolo, potete utilizzare le coil della Vaptio, che molti di voi mi hanno detto nei vari commenti del Nautilus 3 che funzionano ancora meglio di quelle Aspire. Comunque, con questo sistema, con queste coil, si riesce a fare un buon, un degno tiro MTL. Me ne faccio un altro. Cioè, la posizione del tasto secondo me è perfetta per la mia mano, che non è piccolissima, comunque è veramente perfetta. E anche il fatto di mettere il mignolo sotto riesce a far sì che questa box risulti ancora più leggera. Ma andiamo, come dicevo, però in ordine di gradimento, andiamo a inserire l'ultima pod, che è la Cubix di casa Atemizzo. Quindi anche qui togliamo, mettiamo, non è questa, è questa. Qui c'ho un sigaro italiano della tabaccheria, la vado a posizionare, vado a mettere subito il, ecco che è entrata, vado a riavvitare il drip tip, ok, era entrata male, quindi una volta avvitato il drip tip controlliamo, ok, perfetto. Qui c'ho una coil da 0,80, vado a riposizionare nel giusto modo lo sportellino, vedete un po' di condensa c'è, cioè, utilizzandola un po' di condensa la fa, quindi di volta in volta dovete stare lì comunque ad asciugare, perché poi su questo nero la condensa si vede ed è fastidiosissima, veramente fastidiosa. Vi dicevo, c'ho una coil da 0,8, sono a 18 watt, anzi 17,5, e questo è il tiro che ci regala. Qui, anche qui, una cosa che non vi ho detto, però magari vi metterò parte della macro, anche qui hanno fatto i singoli fori, però li hanno fatti in entrambe le parti. Io avrei preferito avessero fatto almeno i primi due fori solo da un lato e poi man mano da entrambi le parti. Secondo me il tiro sarebbe stato ancora più gestibile. Comunque questo è il tiro che ci regala questa Cubix. Ragazzi, vi dico che questo sigaro italiano esce parecchio parecchio bene, così come escono bene anche i Kentucky, che mi piacciono parecchio, così come escono bene i tabaccosi aromatizzati. Se poi andate a giocare un attimo sulle coil, riuscite a svapare tranquillamente anche dei fruttati, anche dei cremosi, quindi comunque è una
pod e un Boro Tank che tutto sommato è fatto parecchio bene, è fatto molto bene, è facilissimo da rigenerare, vi dà la possibilità di andare a intercambiare gli airpin sotto, quindi di riuscire a tirare fuori dai vostri liquidi, quindi ci potete giocare l'aroma e la sfumatura aromatica che più preferite. Quindi secondo me nel complesso questo Cubix di casa Attimizzo sicuramente viene promosso. Il prodottino, ragazzi, a me piace. È di derivazione dalla Mix, che è questo qui. Vedete? È un po'... Se voi andate a prendere la Mix, anche i tubicini sono simili, sotto sono molto simili. Hanno aggiunto... Se vedete un pochino, hanno aggiunto questa parte per poi metterci all'interno il suo Boro Tank. La Mix è più leggera perché c'è meno materiale per costruirla, è stato utilizzato meno acciaio per essere costruita. Il portabatterie è in alluminio. Una cosa che non mi piace è che la batteria è scoperta. Io avrei optato più per un tappo vero e proprio sopra e gli sfiati li avrei fatti in qualche modo sotto o di lato, anche perché sapete meglio di me che casomai dovesse sfiatare mai una 18650 va a sfiatare dal positivo e non dal negativo, quindi anche esteticamente a me sta cosa che si vede la batteria sinceramente non mi piace. Avrei messo proprio un vero e proprio tappo sotto e avrei fatto gli sfiati da questa parte. Secondo me sarebbe stata una soluzione anche dal punto di vista estetico e funzionale migliore. Ragazzi, questo era un po' tutto. 130 euro la versione deluxe, 90 euro la versione standard solo con il Boro, solo con la pod per le BVC coil. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa box di casa Aspire della linea Prestige. Fatemi sapere se già l'avete, perché da un pochino che è già uscita. Io non ho la Billet, ho dei sistemi compatibili con la Billet e dei Bori compatibili con la Billet, e quelli qua sopra montano. Le prove che ho fatto, questo Cubix su quei sistemi lì non monta, quindi questo mi fa presumere che neanche sulla Billet questo Cubix lo potete utilizzare. E quindi non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirci su tutti i social, lasciare il classico e consueto pugno di like, passare insieme a me anche quest'estate, anch'io andrò in vacanza, ma di tanto in tanto qualche video uscirà, venire a trovarci sul gruppo Telegram, Unico Svapo Review, mi raccomando venite, siamo già in tantissimi, e come dico sempre, sì, come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Una cosa importante, una cosa molto importante, sia su questo prodotto e sia sulla Mix, la presa Type-C per la ricarica non c'è, e secondo me è un handicap, perché io sono abituato, ormai lo faccio da parecchi anni, a ricaricare le batterie direttamente dalla presa USB o Type-C, perché finalmente hanno inserito la Type-C. Qui non c'è, quindi dovete procurarvi un caricabatterie esterno o avere al massimo un'altra box che ricarichi, che abbia un sistema intelligente di ricarica della batteria per ricaricare la 18650, perché altrimenti questo prodottino non lo potete utilizzare. Ciao ciao, alla prossima!